Sono contento, ma sono contento soprattutto per tutto l'ambiente, no? Perché, come ha detto te, si viene da un momento molto negativo, ma sono contento per i ragazzi perché finalmente li vedo, li ho visti col sorriso sulle labbra. Per quello è importante per me, per noi, per cercare di continuare a lavorare. C'è luce in fondo al tunnel, ora lo sa anche il Barletta che ha messo fine a una serie negativa di 11 partite senza vittorie grazie al 2-0 casalingo sul Matera, risultato costruito nel primo tempo con una prestazione più grintosa del recente passato e consolidato nella ripresa con il tapin di Camilleri e il rigore procurato da Pulina e trasformato da Diaz. Mister Salvatore Ciullo si gode i primi punti della sua gestione e spiega il lavoro fatto durante la sosta del campionato. Ho avuto la fortuna di approfittarne della sosta, che per me è stato molto importante, approfittare della sosta e cercare di valutare tutti quanti, tutti insieme, tutta la squadra, sotto tutti gli aspetti. Pulina è arrivato, un ragazzo che ha dimostrato subito di saperci stare, di saper fare, e è quello che mi ha portato a metterlo in campo. Devo essere contento perché il ragazzo ha risposto bene. Io sono stato dall'altra parte, no? In passato sono stato calciatore e so quanto sacrificio in questo momento qua i ragazzi cosa hanno passato, no? O stanno passando. E con questo non bisogna abbassare la guardia per niente. Era stato un Barletta troppo brutto per essere vero, quello che all'alba di febbraio aveva ceduto per 2-0 a Bitonto e si era ritrovato a più uno sulla retrocessione diretta. Ciullo distribuisce i meriti della reazione al gruppo squadra e racconta anche cosa è cambiato nell'intervallo della sfida al Matera. Non ho detto nulla, ho detto di proseguire, di continuare a fare quello che stavamo facendo nel primo tempo, pur magari soffrendo, che era normale, soffrendo un po', però poi di metterci ancora più attenzione. E cercare di ripartire a fare meglio, e questo così è stato. I punti ora sono 25 e valgono la sest'ultima posizione in condominio con la Palmese, avversario che Basanisi e compagni sfideranno il 10 marzo in trasferta. Sempre in Campania sarà invece il prossimo appuntamento fuori casa. Domenica 25 febbraio sarà sfida al Vaduano con la Gelbison, partita che Telesveva trasmetterà in diretta TV e social. Se noi adesso ci fermiamo questa vittoria, pensare di aver fatto bene oggi, di aver fatto qua, facciamo un danno. Io parlo per quanto ci riguarda il gruppo. Noi invece dobbiamo pensare che oggi abbiamo intrapreso questa strada, abbiamo preso i 3 punti, li abbiamo portati a casa, sappiamo, sarà difficile. È un campionato da qua al termine che sarà tosto. E se noi non ripetiamo queste prestazioni, avremo difficoltà.